Questo è un passaggio, un rito di passaggio molto importante che l'Ordine dei Medici di Salerno ha voluto organizzare per noi neolaureandi e io penso, parlo per me, ma penso di parlare anche a nome di tanti colleghi, siamo onorati di questo evento sicuramente. Il giuramento Ippocrate è un po' la consacrazione di quello che è l'inizio di un percorso di un medico, del percorso di laurea, che possiamo dire che anche se la laurea ti fa diventare medico, è col giuramento che proprio inizia quell'impegno verso il paziente e inizia anche proprio, come possiamo dire, la caratterizzazione umana del medico. Quindi è un momento secondo me importante ed è questo proprio il momento in cui si diventa a tutti gli effetti un medico che presta comunque, si offre ai pazienti e alle altre persone per svolgere quella che è la sua funzione, che è una funzione sì scientifica, ma anche sociale e umana. Il giuramento è sicuramente un momento molto solenne e importante in cui inevitabilmente andiamo anche a promettere ciò che rappresenta un po' il sogno che ci ha anche portato qui e quindi tutti i valori che ci rappresentano e che ci dovranno rappresentare ancora di più nel corso di tutta la nostra carriera. La 2 giorni dedicata alla Scuola Medica Salernitana si è aperta nell'aula delle lauree di Fisciano con l'assegnazione dei premi alla storia, alla carriera, ricerca, giornalismo e medico dell'anno, coronata dal giuramento di Ippocrate di 240 laureati in medicina. L'evento, giunto alla 22ª edizione, è ideato ed organizzato come ogni anno dall'Ordine dei Medici della provincia di Salerno. Il presidente Giovanni D'Angelo, rivolgendosi ai giovani, ha detto che il medico deve avere una passione enorme per il proprio lavoro, svolgere la sua attività senza mai guardare l'orologio e pensare al denaro, perché dall'altra parte c'è il paziente che ha bisogno di lui. Innanzitutto dovrebbe continuare a fare la propria professione con la stessa serietà e passione con cui si presuppone che il medico debba lavorare. Per il medico è fondamentale avere passione per la propria, e passione anche per la ricerca. Il medico non è uno che si può accontentare di ciò che oggi c'è. Il medico è qualcuno il quale naturalmente è tendente alla ricerca, per cui direi che nel prossimo futuro deve curare ancora di più quella che è la modalità di interfaccia col paziente, perché paradossalmente il vantaggio che può esserci, quello di allungare la distanza e quindi di parlare a distanza, non deve ripercuotersi su quello che è il rapporto tra il medico e il suo malato. Il mio messaggio va prima di tutto ai ragazzi alla scuola medica, non solo di Salerno, ma in Campania abbiamo una medicina eccezionale. In particolare, voi ragazzi siete molto fortunati perché avete studiato qui e perché, dalla mia esperienza, ormai sono più di 15 anni che sono all'estero, vi posso dire che la formazione che ho ricevuto, presso di noi è una formazione che non ha eguali. Vi ringrazio e spero di conoscervi tutti di persona un giorno. Grazie mille. Sette i premi assegnati. Al dottor Mario Colucci è andato il premio Storia della Medicina per aver svolto la sua attività di infettivologo con grande umanità e profonda preparazione scientifica. Sono un po' commosso. Premio alla ricerca Francesca Polverino, salernitana, che dopo alcuni anni trascorsi in università italiane ed una borsa di studio per uno stage in Spagna, ha scelto di proseguire il suo lavoro in America. Premio alla carriera Vito Ferrara, brillante figura di medico di ufficiale. Un saluto particolarmente affettuoso a Giovanni D'Angelo che ha voluto onorarmi insieme al Consiglio e a tutti i colleghi di questo bellissimo premio. Io l'ho accettato volentieri non come persona, ma diciamo che può essere questo un premio alla mia famiglia, ma un premio soprattutto alla sanità militare, che in questo momento io dirigo, e all'Arma dei Carabinieri, quindi di cui faccio parte. Premio giornalismo scientifico ad Antonio Parlati, direttore del Centro Produzioni Rai di Napoli, ricco di idee innovative, quale la creazione di uno spazio teatrale in TV su Rai 2. Volevo sottolineare un aspetto che secondo me è importante. Tutto ciò che viene fatto ha la sua rilevanza e la sua importanza se viene comunicato e viene comunicato in maniera corretta. E questo lo si fa soprattutto per la professione medica, sia attraverso ovviamente l'informazione che può seguire e segue tutte le iniziative mediche,
anche attraverso i programmi di approfondimento, quali ad esempio CECAP. Con grande felicità e orgoglio che ricevo questo premio, lo ricevo per il centro di produzione, e questo credo anche perché l'informazione scientifica, culturale, credo che non si faccia solo attraverso i notiziari, ma anche attraverso quelli sono dei cosiddetti programmi di intrattenimento. E noi con Un Posto al Sole, ad esempio, sono tanti anni, oltre 15 anni, che raccontiamo un ospedale, quindi abbiamo anche modo di raccontare storie che succedono all'interno dell'ospedale e in questo modo raccontare in maniera leggera, anche fare un po' di divulgazione scientifica. Hanno avuto una formazione, come succede in tutti gli ambiti, diciamo, delle varie sedi di corsi laurea in medicina, che in qualche maniera gli ha imparato, gli ha insegnato a sapere, lo spero che abbiano imparato il sapere, ma gli hanno insegnato anche il saper fare attraverso le attività di tirocinio che hanno svolto, obbligatorie nei nostri ordinamenti, e questo è una, sicuramente è una corte che ha anche usufruito della possibilità di, attraverso questi tirocini, di ottenere l'abilitazione. Il premio medico dell'anno è andato a Giorgio Pulvirenti, 26 anni, siciliano, il più giovane medico di famiglia d'Italia. Sono molto orgoglioso di questo premio e anche non me l'aspettavo. Chiaramente ringrazio appunto la mia giovane età che mi ha portato qui. Dico sempre ai giovani, come me, di credere sempre nei propri sogni, perché credendoci e lottando si arriva dove si vuole. Quindi penso questo, mi ha aiutato molto lo sport in questo. Sono molto felice anche di ricevere questo premio a Salerno, perché io sono stato diverse volte qui per campionati nazionali di pallanuoto, quindi tornare qui come in veste di medico mi riempie il cuore di gioia. Come ogni anno, assegnati anche i premi in odontoiatria, a presiedere il dottore Gaetano Ciancio. Ed è l'evento più importante per noi, perché accogliamo ovviamente i neo iscritti e quindi che si avviano la professione, mettendoli a contatto con illustri clinici, con illustri ricercatori che hanno già per questo svolto un percorso nella professione, e quindi le generazioni che si avvicinano. Premio alla carriera in odontoiatria al professore Massimo Amato e premio alla ricerca in odontoiatria al professore Angelo Putignano. È un momento importante, ma nel corso della sua carriera dedicata interamente alla sua professione ci sono stati momenti belli, ma c'è stato anche qualche momento che lei vorrebbe cancellare? Cancellare no, fanno parte dei ricordi, fanno parte del percorso. Alla fine poi la memoria lascia i ricordi brutti, diventa selettiva, ricordo solo quelli belli. Ricordo gli inizi, ricordo il mio maestro Giancarlo Valletta, ricordo i miei allievi, ricordo ancora la voglia che ho da fare, di fare, e continuerò a fare. L'amore per la professione. L'amore per la professione è il filo conduttore della mia vita. Faccio di tutto per poterlo dimostrare con l'esempio tutti i giorni, ai ragazzi che mi circondano, che credono in me e che quindi mi hanno affidato il loro avvenire, il loro futuro. Ne sento fortemente il peso. Siate uomini e donne che appunto esercitano la loro professione, ma con tutta la loro umanità, esercitando la virtù della prossimità, sapendo guardare negli occhi coloro ai quali dovrete anche suggerire delle terapie o talvolta anche dare delle notizie non felici. Inatteso, direi, nel senso che quando me l'hanno comunicato naturalmente mi ha reso felice, perché ho speso 40 anni di professione, di cui 35 nell'università, poi io sono uno che gira moltissimo nel mondo e ho fondato una comunità che è la più grande comunità di odontoiatri al mondo, online siamo 400.000 persone, quindi insomma diciamo è un coronamento bellissimo di una carriera che ho voluto, che mi sono costruito e che, per cui ho lavorato tantissimo, per cui sono molto contento e onorato di ricevere questo premio. Giuro di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento, contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l'indipendenza della professione, di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della dignità e libertà della persona, cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale
ispirerò ogni mio atto professionale.